Buonasera, buonasera a tutte e a tutti. Mi trovo qui di fronte al portone del monastero delle monache benedettine di Bastia Umbra, l'ingresso della loro biblioteca. Con il primo appuntamento dei giovedì di Bastia Umbra cominceremo a riscoprire la nostra città. Storia, folklore, cultura, tutto quello che caratterizza Bastia, che la rende veramente una città unica. E cominciamo proprio dal cuore di Bastia Umbra, dal nostro monastero delle monache benedettine. Insieme scopriremo testi antichi, curiosità e sì, poi scopriremo anche questo luogo meraviglioso, questo luogo che ci rende tanto felici e fieri di averlo con noi. Il primo dei 5 appuntamenti, il prossimo, il 6 maggio, presso la sala della consulta, con Rodolfo Mantovani scopriremo personaggi di ieri e di oggi della nostra Bastia. E ora venite con me, vi aspetto. Del monastero delle Benedettine di Sant'Anna, è una biblioteca principalmente a carattere religioso teologico, e potete vedere abbiamo circa 35 volumi moderni, abbiamo la sezione della Bibbia, della teologia, della liturgia, della patrologia, poi abbiamo la monastica, la storia della Chiesa, la geografia e tutti i vari dizionari. Quindi principalmente è una specialistica di teologia e spiritualità, ma abbiamo moltissimi libri anche di letteratura, abbiamo tutta la letteratura antica, moderna, medievale, e tantissima arte e abbiamo anche delle opere di pregio. Eccomi! In una delle sale della biblioteca siamo qui dentro al monastero delle monache benedettine per cominciare la nostra visita con la nostra madre Noemi Scarpa, madre abbadessa del monastero delle monache benedettine, una figura di rilievo, un grande proprio aiuto alla comunità che ha dimostrato in quest'anno della pandemia in tante attività e in tante manifestazioni. Questa è una di quelle. Proprio perché abbiamo bisogno di ricostruire quel senso di vicinanza, quel senso di comunità e quella possibilità di riscoprire i nostri luoghi, i nostri angoli, quelle meraviglie che ci rendono veramente partecipi della comunità stessa. Salute, prosperità, vicinanza. Questi sono gli auguri che il vostro sindaco fa dal profondo del proprio cuore anche attraverso queste piccole manifestazioni. È sempre un legame con tutti quanti voi, con la nostra città, con la nostra comunità. Grazie ed ora partecipazione. Oggi ne ho preparate alcune da farvi vedere e cominciamo con l'opera dello Zucchero di Dante. Un esempio delle opere di pregio, la più grande che abbiamo anche come dimensione, è la Divina Commedia, storia relatata dallo Zucchero. È un'opera che si trova in origine alla Biblioteca di Firenze, la Nazionale, e è una riproduzione fedelissima di quest'opera, sono state messe pochissime copie e noi ne abbiamo una. L'opera originale risale al 1570 e come vedete abbiamo la Divina Commedia e poi tutti i disegni relativi all'evento, alla descrizione di Dante. Ad esempio vi ho preparato Caronte, uno dei pezzi più famosi, e poi qui c'è l'Inferno, poi abbiamo altre, sfogliando trovate il canto e poi la relativa immagine con tutti i particolari. Qui gli studiosi di Dante, poi sarà un'altra sezione, si diletteranno nel trovarli tutti. Poi abbiamo il Purgatorio e se vedete il Purgatorio è in bianco e nero, proprio lasciato appositamente proprio per dire anche questo stato. Le parti più belle ovviamente sono relative al Paradiso. Faccio vedere alcune delle più belle, questa per esempio,
spiegazione sarà riservata in un altro momento agli studiosi. Ecco la conclusione del paradiso con la gloria, la rosa. Un altro libro di pregio molto interessante è il Codex Purpureo, ecco che ha la copertina riprodotta come l'originale di legno, purpureo perché è la carta con la quale viene formato il libro, ci sono delle immagini e delle scritte. Il Codex Purpureos Rosanensis, ossia il codice purpureo di Rossano Calabro, è conservato nella locale curia arcivescovile, è un documento artistico, no? Si tratta di un tetravangelo giunto purtroppo mutilo ai tempi nostri. E il nome purpureo lo prende appunto dal colore della carta, è scritto in greco a caratteri maiuscoli, è proprio dell'arte bizantina, dell'arte sacra bizantina del VI secolo. Questo invece l'ho preparato per i musicisti, per chi ama la musica, che è il Codice Squarcialupi. È un libro che contiene delle canzoni italiane con musica antica, ovviamente. Vedete la bellezza anche delle miniature e della musica, ovviamente, antica. E vediamo anche delle parti incomplete perché era stato preparato ma poi non concluso. Anche questo è stato riprodotto in maniera fedele dall'originale. Se qualche musicista vuole venirla studiare, ben venga. Vedete le miniature placcate d'oro. Il Codice Squarcialupi è un'edizione della musica del 300. È stato composto tra il 1410 e il 1415. L'esemplare originale si trova a Firenze. Un altro libro molto bello, sempre una fedele riproduzione dell'originale, è La Bibbia dei Crociati. Anche questa contiene delle bellissime immagini, anche queste con la foglia d'oro, e dove sono riprese, oltre alle immagini, le scritte nelle varie lingue e i commenti. Anche questo, vedete, oltre ad avere la scrittura, ha le sue immagini, così come è in originale. Un altro libro molto grande e interessante, rilegato anche questo in legno, la copertina lignea, come in originale, è De Universo di Ravanos Maurodo. Anche questo, vedete, oltre ad avere la scrittura, ha le sue immagini, così come è in originale. Il facsimile del De Universo del Ravano Mauro, del Rerum Naturis, risale all'XI secolo e attualmente si trova nell'abbazia di Monte Cassino. Vi chiederete come mai questi libri di pregio ormai li possediamo. A parte una passione nostra come benedettine del libro, della lettura, della cultura, così come è sempre stata lungo i secoli, ma crediamo anche che la nostra biblioteca possa essere un centro anche di formazione di tanti studiosi, perché spesso ci chiedono anche dall'America prestiti di libri oppure anche delle immagini, delle scandalizzazioni di soprattutto o di questi libri di testo antico o libri di testo di pregio, perché non sarebbero consultabili in originale. Allora, avere queste diciamo edizioni fedeli permettono allo studioso di approfondire, di vedere anche alcune note. Abbiamo preso per altri libri di autori dove segnano a lato i loro commenti, i loro studi, quindi anche questo è molto importante. Un'altra copia importante rispetto a quello che vi dicevo prima, dove vediamo che illustri letterati, anche i nostri italiani, hanno annotato su dei manoscritti i loro commenti,
È l'Orazio Laurenziano, un manoscritto, ovviamente è una copia, uno dei più antichi dell'autore, che apparteneva a Francesco Petrarca. Quindi in questo libro, questa riproduzione, possiamo vedere, no, oltre al testo originale, anche tutte le annotazioni che lo stesso Petrarca faceva mentre leggeva. Anche questo è un libro che può essere consultato da, ovviamente, professori, specialisti, laureandi che desiderano approfondire, venire a consultare questi testi, che sarebbe un po' complicato poterli consultare nella loro forma originale. E questo è molto interessante perché è stato riprodotto anche nelle parti mutile o comunque tagliate. Ecco, possiamo vedere come anche la carta è stata riprodotta fedelissimamente. Parlando appunto del Petrarca, allora vi ho tirato fuori un'edizione proprio di Francesco Petrarca, la Rerum Vulgarium Fragmenta, un codice che in origine, la copia originale, è nella Biblioteca Vaticana, e anche questa è una riproduzione fedelissima. Ecco, quindi possiamo vedere lo scritto. Anche questo è consultabile in loco per gli studiosi. Allora, prima di passare alla aula 2, dove avremo la sezione antica, io le offro l'ultima cosa molto interessante che amo molto, e è una cosa anche questa molto rara, è la riproduzione invece dell'Exultet, un rotolo di pergamena del XII secolo. È un rotolo lungo 7 metri, dove ha fatto la riproduzione sia dell'immagine che delle parole dell'Exultet, ossia del canto che il diacono fa la notte di Pasqua, che dal lambone srotola, no? Lungo lambone che scende, il lambone una volta era molto alto, oggi nelle nostre chiese non si vede molto, ecco, e vedete che di qua ci sono la scritta rivolta verso il cantore e sotto scende l'immagine visibile all'assemblea. Una volta non c'erano i libretti dei canti, non c'era il PowerPoint, però ecco, questo era il modo più moderno che avevano per far arrivare all'assemblea l'importanza di ciò che veniva cantato la notte di Pasqua. Ecco, quindi troverete la scritta dalla parte del cantore e l'immagine mentre canta viene verso l'assemblea, che vede visibilmente ciò che viene cantato. Entriamo ora nella sezione antica della biblioteca, dove abbiamo l'archivio e il fondo antico, che consta di 500 unità, 500, 600 e 700. Ecco quindi l'archivio storico, che contiene tutti i documenti del monastero dal 1649, quando le monache hanno preso possesso della Rocca Barionesca, fino al giorno d'oggi. Di qua invece abbiamo il fondo antico, 500, 600 e la maggioranza 700. Anche qui vi ho preparato delle cose antiche, importanti, che alcuni già conoscono, che sono i Gabrei. Il più antico è del 1674 e contiene
le terre che erano del monastero di Sant'Anna. Ovviamente abbiamo anche tutti i confinanti, anche questo è un oggetto di studio, tanti studiosi vengono per vedere le loro famiglie, dove avevano i terreni, come era composta Bastia, la zona a quel tempo. Anche questo è un rilievo del 1699. L'altro tabreo, commissionato dalla badessa in carica di quel tempo, nel 1649, è, diciamo, la bella coppia e l'aggiornamento del precedente. Il fiume Chiascio. Questo invece è un coraglia, i famosi libri del coro, che contengono la musica che veniva cantata nel coro. E i caratteri grandi, perché al centro del coro monastico c'era un unico leggio, un unico libro per tutti i cantori. Quindi da qui tutte le monache e i monaci leggevano e cantavano la musica sacra, la liturgia. Questo è un altro libro liturgico, un rituale con una bellissima e fine rilegatura in oro. Qui invece c'è uno scrittoio con un manoscritto antico. Invece abbiamo le scatole dei segreti delle monache. Allora, su una scatola ci sono le indulgenze, ecco, ciò che si veniva chiesto e accompagnato con la nostra preghiera. Ma in questa scatola ci sono appunto i cosiddetti segreti delle monache, che sono le ricette antiche scritte a mano. Vi faccio vedere alcune e poi la madre priora vi preparerà alcuni biscotti che conoscete e che vengono tramandate da tanti tanti anni, se non decenni o addirittura secoli. Ecco, la madre priora poi preparerà la ricetta di spumette brutti e buoni e savoiardi, che sono le cose più conosciute anche oggi dai bastioli. Da quanti anni è che li fai? Io? Dunque, che l'ho vista qua, è dal 54. E ora un inedito, la prima volta che facciamo vedere la biblioteca privata della madre abbadessa. Ecco, questo è il fondo della mini biblioteca della abbadessa, del suo studio privato, e contiene quasi le maggiori opere letterarie conosciute, le più importanti, in edizione miniatura. Ad esempio abbiamo la Divina Commedia. Ecco, in un palmo di una mano riesco a contenere l'Inferno di Dante, nonché il Purgatorio e il Paradiso. Poi un altro esempio sono i Promessi Sposi. E così, la principale letteratura. Abbiamo anche un mini dizionario italiano-francese, anche questo nel palmo di una mano. Oltre quindi agli autori più importanti della letteratura moderna e anche antica, vi voglio far vedere due cose: un mini salterio ebraico, le monache studiano anche l'ebraico per la Sacra Scrittura, quindi sappiamo anche leggere
e studiare l'Antico Testamento in lingua originale. E una cosa, una miglieregola di San Benedetto, anche questa è relegata in modo fine e con oro nel 1600, la regola del nostro Santo Padre Benedetto. Buonasera, siamo nella sala del monastero benedettino di Sant'Anna, nella sala che ospita il fondo librario dei fratelli Edda ed Emilio Vetturini. Gli studiosi di storia locale e umbra, i professori nati a Bastia, i due fratelli che dedicarono tutta la propria vita all'insegnamento e alla ricerca storica. Nel 2015, con la scomparsa di Edda, la famiglia donò il fondo librario di loro proprietà al monastero benedettino. E grazie alla collaborazione e alla sensibilità di Madre Noemi Scarpa, la badessa, che ringrazio per averci ospitato in questa occasione, è stato possibile a suo tempo fare un riordino, e così vediamo le pubblicazioni ospitate nella libreria che tra l'altro era proprio dei fratelli Vetturini, quindi anche la libreria, diciamo, è stata donata insieme a questi libri, sono rimasti nella loro casa, diciamo, tra virgolette. Il fondo si compone essenzialmente di una sezione di storia locale, una ricchezza direi per Bastia, perché tra queste pubblicazioni molte sono rare, pubblicazioni difficili da reperire e che potremmo studiare solo andando in biblioteche di città a noi limitrofe, mentre in questo caso abbiamo una sezione specifica proprio di storia umbra, storia locale, veramente fornitissima. Sono i libri dove hanno studiato Edda ed Emilio. Una piccola sezione è anche quella dei manuali scolastici su cui nell'epoca giovanile avevano compiuto i loro studi. È interessante e anche questa da apprezzare. Una sezione è dedicata all'arte e essenzialmente, diciamo, quello che a noi interessa è anche la parte delle pubblicazioni, le pubblicazioni di Edda ed Emilio, che rispecchiano, diciamo, quelli che erano maggiormente i loro interessi, cioè per quanto riguarda Emilio, oltre alla storia, la storia locale e quindi le varie pubblicazioni su Assisi e su Luca in genere, anche molto importante la ricerca che lui fece riguardo all'idrografia e quindi la pubblicazione Terre e Acque in Valle Umbra, un libro che rimane un po' un manuale di culto, diciamo, nel settore. E poi i suoi interessi per l'escursionistica, per la flora, quindi gli studi sulla parte montana del nostro territorio e essenzialmente sul Monte Subasio. Edda si dedicò soprattutto alla storia locale, alla storia di Bastia, e tra le sue pubblicazioni sicuramente giova ricordare quella dedicata proprio al monastero che ci ospita, il monastero benedettino nella vita di Bastia, che Edda presentò proprio in questo monastero. Tra le altre pubblicazioni di particolare attenzione evidenzierei una dedicata alla figura di San Rufino, vescovo e martire d'Assisi, un'edizione del 1700, e anche di particolare rilievo da far notare che molte di queste pubblicazioni presenti nella biblioteca dei due studiosi hanno anche la dedica, quindi recano una dedica ai due fratelli, perché magari il fatto di essersi recati alle presentazioni era un po' un ricordo che veniva lasciato e anche un indice del rapporto, del legame che i due studiosi avevano con il resto degli studiosi umbri e locali in generale. È il caso di questa pubblicazione di Gemma Fortini, Gli antichi umbri nella storia di Roma, edito nel 1999,
dove troviamo questa dedica ad Edda con tanto affetto perché non dimentichi l'antica, sacra, nobile stirpe degli Umbri. Ecco, Gemma Fortini, 2 dicembre 1999. Importante la presenza anche di Edda ed Emilio nell'ambito dell'Accademia Properziana del Subasio e quindi una collezione completa di quella che è la vita dell'Accademia durante appunto la vita anche di storia dei due professori. E qui ne abbiamo una rappresentanza abbastanza fornita. L'altro ambito in cui soprattutto Emilio si dedicò con successo è la storia del francescanesimo e anche su quello la sezione è fornita, molto fornita, sia con i contributi propri che con pubblicazioni di altri autori.